un po' perché è importante per il ragionamento che voglio fare tra un secondo, e un po' perché l'osservazione di queste linee di assorbimento è un metodo potentissimo per investigare la natura dei corpi celesti. D'accordo? Vedo molta gente sghignazzare, capisco che è molto divertente. Però per favore, sì, tocca a te. D'accordo? Anche agli altri, per favore, ragazzi, vi ho detto, io non me la prendo se non seguite, non me la prendo affatto. Capisco che davanti alla prospettiva di fare lezione o venire qui a sentirsi un po' di chiacchiere, uno sceglie per la seconda, non ho dubbi. Quindi non so dire qual è il reale interesse di ciascuno di voi e non so dire quanto io stia riuscendo a renderlo interessante. Però quello che voglio dire è, per favore, chi non ha voglia di seguire, silenzio, d'accordo? È un segnale di rispetto, non verso di me, per carità, verso i vostri colleghi, d'accordo? Allora, la luce, voi sapete, normalmente la percepiamo come luce bianca, come qualcosa di bianco, ma in realtà ci sono modi per scomporla ed evidenziare che dentro a quella luce bianca ci possono essere tanti colori diversi. Uno dei metodi più semplici è quello di farla passare attraverso un prisma opportunamente fatto e proiettare questa luce sullo schermo e si vedono questi anelli colorati, queste bande colorate, no? È un trucco che aveva già imparato Newton a fare all'epoca. D'accordo? Ora, che succede? Succede che se andate, per favore, dimenticavo, se invece voi volete dire qualcosa di inerente, tipo fare delle domande, questo sì è concesso, anzi è incoraggiato, Quindi potete interrompere, fare una domanda, non ci sono problemi. D'accordo? Ora, questo fenomeno, che è basato semplicemente sul fenomeno di rifrazione e di dispersione cromatica, quindi in realtà voi lo vedete anche tutti i giorni quando vedete banalmente l'arcobaleno che si forma nei cieli umidi. D'accordo? Ma in realtà quello che succede se vi mettete ad osservare materiali come un gas abbastanza rarefatto è una cosa molto, ma molto diversa. Perché in quel caso vi accorgete che anziché avere uno spettro continuo in cui tutte le bande di luce si colorano, quello che in realtà vedete è che se state osservando un gas riscaldato di un certo tipo, quello che vedete sullo schermo sono soltanto alcuni colori caratteristici, cioè questa sostanza, noi lo interpretiamo oggi dicendo che non è in grado di emettere luce a qualsiasi lunghezza d'onda, cioè a qualsiasi energia, la emette solo a certe lunghezze d'onda caratteristiche, che tra l'altro sono caratteristiche dell'elemento che state considerando. D'accordo? E poi succede un'altra cosa curiosa. Se fate passare un fascio di luce che più o meno contiene tutte le lunghezze d'onda, quindi tutti i colori, da un materiale di gas, lo stesso materiale di gas di prima, quello che vi accorgete è che in realtà sulla luce che emerge, quindi quella che non è assorbita dal materiale, compariranno delle bande scure che sono in corrispondenza delle bande chiare dello spettro di emissione, cioè ciascuna sostanza in determinate condizioni, in particolare quando è a livello atomico molecolare, emette soltanto certi tipi di lunghezza d'onda, quindi certi colori di luce, e assorbe gli stessi. Gli altri possono passare indipendentemente. Allora, quando voi osservate luce, scomponete la luce delle varie componenti di colore e osservate le bande luminose, parlate di spettro di emissione, perché luce è emessa da una certa sostanza. Quando invece fate lo spettro ed accorgete che ci sono delle bande nere, parlate di uno spettro di assorbimento, perché le bande nere corrispondono alla luce che è stata assorbita dal materiale interposto. Quello che è importante, che quindi vi ho detto, che la posizione di queste bande luminose o scure, a seconda dei casi, dipende dal materiale che state considerando. Quindi voi osservando questi spettri siete in grado di identificare il materiale che state osservando. D'accordo? Allora, questo fu postulato da Fraunhofer, fu spiegato da Fraunhofer, ma ci fu chi si mise di lì a poco, stiamo parlando della seconda metà dell'Ottocento, a investigare gli spettri della luce, per esempio, che venivano dal Sole. E allora si accorse di una cosa strana. Si accorse che effettivamente c'erano delle linee nel Sole di emissione che non erano confrontabili con nessuno dei materiali allora conosciuto sulla Terra. E quindi ci si accorse che evidentemente nel Sole esisteva un materiale che sulla Terra non esisteva. Thank you.
siete chiariti, no? A posto? Voi altri, signore con gli occhiali, chiarito tutto. Allora, d'accordo? Possiamo ricominciare, eh? Allora, voi sapete che nome fu dato a questa sostanza? Sulla Terra, ce l'è nell'atmosfera, ma semplicemente non era stato ancora identificato all'epoca. Quindi vedete che dall'osservazione celeste uno può anche capire cose che riguardano la vita di tutti i giorni, materiali ancora sconosciuti. Non solo, ma da questo viene fuori una consapevolezza. Siamo fatti, noi, la Terra, eccetera, dello stesso materiale di cui è fatto il resto dell'universo. Anche se forse c'è anche qualche altra cosa aggiuntiva che stiamo ancora cercando. D'accordo? Ora, qual è questo materiale? Su questo sapete tutto, no? È il modello atomico che si è affermato a partire dalla fine del XVIII secolo, fine del XIX secolo, quindi inizio del XX secolo, e che prevede che la materia, ragazzi scusate per favore, dai, che la materia essenzialmente è fatta di componenti fondamentali che sono delle particelle molto piccole, molto leggere, con carica elettrica negativa, che la chiamiamo negativa, che si chiamano elettroni, e delle particelle più pesanti, che chiamiamo protoni, che quindi fanno un'attrazione elettrostatica con gli elettroni. D'accordo? In realtà ci si accorge che per poter creare le strutture che sono mostrate qui, cioè un nucleo di massa attorno al quale gli elettroni si stabilizzano, si sistemano, occorre che ci sia qualche altra cosa, perché ovviamente se questo nucleo è fatto solo di protoni, l'attrazione elettrostatica per protoni tenderà a disgregare questo insieme. Quindi in realtà nel nucleo ci sono protoni e neutroni, e il neutrone non è altro che un protone un pochettino più pesante e senza carica elettrica, che ha proprio questo scopo nel nucleo atomico di fare da collante per creare questa struttura stabile. D'accordo? Quindi questo che mostro qua non è altro che una rappresentazione grafica di un atomo neutro di litio 7. Litio ha numero atomico 3, nel senso che ci sono 3 protoni nel nucleo, e quindi di conseguenza per avere un atomo elettricamente neutro ci sono 3 elettroni attorno al nucleo, e un numero di massa 7, che vuol dire che oltre 3 protoni ci devono essere 4 neutroni nel nucleo, d'accordo? Quindi il numero di massa, il numero atomico, che è legato al numero di componenti elementari che stanno nel vostro atomo, determina le proprietà chimiche del vostro materiale. Il numero di massa invece vi determina il peso del singolo atomo e in qualche maniera contribuisce ad alcune proprietà, in particolare al tempo di vita del vostro atomo, perché è quello che il numero di massa è quello che contribuisce a rendere un nucleo stabile, che quindi può durare all'infinito, oppure instabile, quindi si possono avere fenomeni di decadimento. Una cosa importante che viene fuori da qui è che in realtà quando parlate della misura di un atomo e così via, in realtà vi accorgete che la rappresentazione microscopica della materia è molto diversa da quella che si può pensare, perché essenzialmente vi accorgete che la materia è fatta di spazio vuoto. Cioè quando parlate di dimensione dell'atomo, 10 alla meno 10 metri, cosa del genere, in realtà non state parlando di uno spazio occupato da qualcosa, state parlando di una zona di spazio che è essenzialmente vuota, dove però in una certa posizione c'è un nucleo che è 1000 volte più piccolo del volume complessivo dell'atomo, e poi ci sono degli elettroni che sono ancora più piccoli, non sappiamo quanto piccoli, ne parleremo tra un momento. Quindi in realtà, se anche ci sembra che le cose abbiano un volume ben preciso, in realtà quando ci mettiamo a studiare che cosa succede a livello elementare, ci accorgiamo che in realtà tutto quello che sta attorno a noi è vuoto. Se volete, l'universo e il sistema solare è la stessa cosa. Tra la Terra e il Sole c'è una distanza media di 150 milioni di chilometri, no? La cosiddetta unità astronomica. L'orbita di Nettuno è praticamente 30 volte più grande, quindi vi potete immaginare che fino a Nettuno il sistema solare è contenuto in un cerchio, diciamo, di un diametro di 10.000 milioni di chilometri. D'accordo?
ma mi accorgi che tutto questo spazio che è enorme in realtà è completamente vuoto. Solo qua e là ci sono dei piccoli puntini che contengono materia. E lo stesso è per il resto dell'universo, perché uno può pensare, sì vabbè, il sistema solare, però se io vado in quelle belle galassie, no, vedo le foto con tutte quelle stelle, no? Lì sì che c'è tanta materia concentrata. Beh sì e no, noi siamo dentro una galassia, non è che la nostra è diversa dalle altre. E questo è il livello di quantità di materia presente. Quindi vi dovete un po' rassegnare, perché noi in realtà viviamo in qualche maniera sospesi nel vuoto. E quello che dà dimensione agli oggetti non è altro che la distanza tipica a cui si stabiliscono i componenti elementari. Niente di più di questo. Ok? Non è tanto legata alle dimensioni dei componenti. Vabbè, decadimenti radioattivi lasciamo perdere, se no poi ci diventa troppo complicato il discorso. Perché quello che invece vorrei adesso illustrare è la tabella dei componenti elementari che noi riteniamo che esista e che spiega le proprietà non solo della Terra, ma dell'intero universo, guardate, d'accordo? Allora, quello che abbiamo detto è che noi ci aspettiamo di vedere protoni, neutroni che formano il nucleo e gli elettroni, d'accordo? Però la domanda è, ma siamo sicuri che queste sono veramente le particelle elementari o c'è qualcosa di ancora più elementare? Calcolate che quando fu introdotto il concetto di atomo, migliaia di anni fa, perché fu ipotizzato nell'antica Grecia, si parlava di atomo come di un qualcosa di indivisibile, cioè nella loro logica doveva essere effettivamente il mattoncino minimo per creare la realtà. Poi ci siamo accorti che così non è. Allora, se adesso guardiamo il nucleo atomico e quindi le particelle che lo compongono, dell'elettrone, c'è qualcosa ancora di più piccolo che le compone? In realtà sì. I protoni e i neutroni, noi pensiamo che siano degli stati aggregati di particelle molto strane che chiamiamo quark o quark, a seconda se volete la pronuncia inglese o italiana. D'accordo? E questi quark sono particelle tra le più strane che si possano immaginare. Una delle proprietà di questi quark è che effettivamente nessuno è mai riuscito a vederne uno da solo. Cioè questi quark hanno questa proprietà che devono esistere soltanto in stati aggregati. Un quark da solo non si può trovare, nessuno è riuscito mai a trovarlo. D'accordo? E un'altra proprietà fondamentale di questi quark è che in realtà questi quark possono interagire tra loro, creare degli stati legati, quindi delle particelle, ma in realtà apparentemente non è possibile costruire tutte le particelle che potete avere in mente. Cioè se voi avete un certo numero di costruzioni Lego, potete immaginarvi di costruire strutture con due costruzioni, poi tre, poi quattro, poi dieci, poi venti, fate un po' quello che volete, d'accordo? Ma di natura non è così. Ha messo i quark, questi mattoncini, ma poi ha prescritto che possono esistere soltanto due combinazioni di quark. O ne prendete tre assieme, un tripletto, e questo vi consente di creare i protoni, i neutroni e le particelle simili, più pesanti, oppure potete prendere soltanto una coppia di un quark e un antiquark. E create uno stato legato che in gergo si chiama mesone. Non esistono altre combinazioni possibili, per esempio una particella che abbia 4 quark, nessuno l'ha mai vista. Tempo fa c'era stata la scoperta che forse esisteva, un gran clamore, poi si è rivelato una notizia assolutamente infondata. Misure sbagliate e così via, come a volte succede per carità. D'accordo? Allora, quello che sembra è che uno in realtà, allora se c'ha un numero limitato di componenti alimentari e delle regole così ferre che può scegliere solo tre particelle alla volta e mettere assieme, oppure una coppia di particella e antiparticella, non può andare oltre un certo numero di strutture. E invece no. Noi oggi conosciamo migliaia e migliaia di particelle elementari, molte di queste esistono soltanto per un tempo brevissimo, il tempo in cui riusciamo a creare in laboratorio e poi si dissociano, però sono migliaia e migliaia e si ottengono tutte come combinazioni di questo tipo, o tripletti di quark, o coppie di quark e antiquark. D'accordo? E ovviamente qui valgono le questioni ancora fondamentali. Quando parlate di dimensione del protone, qui indicato come 10 alla meno 15 metri per esempio, in realtà non state parlando di una zona di spazio riempita di materia, state parlando di una zona di spazio essenzialmente vuoto, che però è in qualche maniera occupato da queste particelle, questi tre quark, che si sono disposte alla distanza giusta per avere un'interazione stabile. D'accordo? Allora l'argomento è, ma al di sotto del quark esistono altre particelle ancora più elementari? Questo non lo sappiamo.
quindi a un certo punto dobbiamo rassegnarci che arriviamo a dei punti interrogativi. E lo stesso per l'elettrone, esistono particelle elementari che compongono l'elettrone? Pensiamo proprio di no, l'elettrone noi lo consideriamo una particella effettivamente elementare in senso stretto. Ma la domanda allora è, allora quanto è grande? Perché se la dimensione è legata alla distanza di interazione fra i componenti, per una particella che non ha componenti, qual è la sua dimensione? Effettivamente nessuno sa rispondere a queste domande. Stiamo cercando di capirlo. Quello che possiamo dire è che non può essere più grande di una certa quantità, ma al di sotto di quella non riusciamo ancora a spingerci, d'accordo? Ora, quindi tutto l'universo in realtà può essere schematizzato come combinazioni di un numero estremamente limitato di componenti che sono essenzialmente mostrati nella tabella. E la cosa, se volete, ancora più sorprendente è che tutta la materia che vediamo attorno a noi in pratica è fatta soltanto di tre di questi componenti. I quark up, il quark down, perché insieme creano protoni, neutroni, e l'elettrone. D'accordo? Tutte le altre particelle intervengono a creare, tutte queste altre particelle e componenti elementari intervengono a creare tutte le altre miriade di particelle che noi riusciamo a studiare soltanto in laboratorio, ma che non hanno praticamente un effetto nella vita reale, hanno tempi di vita troppo brevi. D'accordo? Assieme all'elettrone c'è anche una particella bizzarra che non crea stati legati, vaga per l'universo a suo piacimento e che si chiama neutrino. D'accordo? Ora, siccome però mi ha parlato a un certo punto di antiquark, in realtà questo quadro non è completo, perché in realtà oltre ai quark e agli elettroni e ai leptoni, quindi ci vogliono anche le corrispondenti antiparticelle. E noi sappiamo che esiste, perché ormai ce l'abbiamo tutta l'evidenza sperimentale, la possibilità che a ogni particella sia associata una antiparticella, che è una particella che essenzialmente è uguale, soltanto che ha alcune caratteristiche opposte. Cioè, se l'elettrone ha una carica elettrica che chiamiamo negativa, il positrone, che è l'antiparticella dell'elettrone, avrà carica elettrica positiva. Quindi se il protone ha carica elettrica positiva, l'antiprotone, la sua antiparticella, avrà praticamente la stessa massa e le stesse proprietà, ma carica elettrica negativa. Quindi vi potete immaginare anche che possano esistere mondi fatti non di nuclei che hanno una carica elettrica positiva ed elettroni con carica elettrica negativa, ma il contrario. D'accordo? Però succede una cosa strana, che una particella e la sua antiparticella, se si incontrano, possono fare una strana danza in cui creano uno stato legato e poi alla fine scompaiono nel nulla e rilasciano energia. Tutta la massa si è convertita in energia. D'accordo? Alla stessa maniera, uno, se ha un'energia sufficiente, sotto certe condizioni può creare delle coppie di materia e antimateria. Quello che succede è che sembra che il numero di particelle e il numero di antiparticelle non si possa cambiare a piacimento. Cioè uno quello che può fare è creare una coppia di particelle e antiparticella, oppure distruggere una particella con la sua antiparticella, ma non può far distruggere semplicemente una sua particella e una particella e basta. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire alcune cose fondamentali. Innanzitutto che, no, se noi dovessimo incontrare un blocco di antimateria da qualche parte, ci troveremmo in seri problemi. E c'è un famoso